Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo molto contenti della vostra presenza, della risposta al nostro invito in un momento difficile in cui dobbiamo parlare, discutere di cose difficili. Abbiamo non solo gli amici che sono qui a Bologna, ma abbiamo amici che vengono da Reggio Emilia, da Ravenna, da Padova, da Firenze, da Ravenna, da Lucca e quindi insomma altri. Quindi vi siamo grati di questa vostra presenza, così come siamo grati a tutto il gruppo degli amici giuristi, costituzionalisti che ci hanno sempre animato le nostre riflessioni, le nostre prese di posizione, che anche in questa occasione hanno voluto essere qui con noi per illuminarci, per darci un'indicazione, per offrire materia di riflessione e di dibattito. Io rapidamente vi faccio la storia di questo incontro di oggi. Questo incontro di oggi nasce da una riunione, da una più piccola assemblea che abbiamo avuto il 31 marzo scorso qui a Bologna con un gruppo più ristretto di amici, di comitati Dossetti e di giuristi, in cui appunto ci siamo posti di fronte anche alla novità dei problemi che incombono e abbiamo preso due decisioni. La prima è stata quella, già si parlava delle proposte di riforma di una parte della Costituzione che erano in gestazione, si conoscevano già alcuni testi che circolavano e noi abbiamo preso la decisione che appena ci fosse stato un progetto presentato ufficialmente al Parlamento avremmo subito fatto un'assemblea per discuterla. E questo testo in realtà è stato presentato al Senato il 18 aprile scorso, in un testo in cui il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Vizzini, ha per così dire coagulato, condensato le proposte di tutti i gruppi e soprattutto dei tre gruppi maggiori che si sono fatti promotori di questa riforma costituzionale. E allora non appena questo testo è stato conosciuto e abbiamo potuto vederlo, abbiamo deciso di convocare questa riunione di oggi. Io devo dire, grazie ai nostri amici di Bologna, Baldini, Serofilli, Di Matteo, siamo riusciti a convocarle e a realizzarle in così breve tempo e con tempestività, cosa che mi sembra necessaria perché in queste cose bisogna intervenire con molta tempestività, altrimenti le cose si svolgono, si sviluppano e poi dopo è più difficile intervenire. La seconda decisione che abbiamo preso in quel 31 marzo è stato però di non limitarsi a seguire gli avvenimenti, rispondere alle sollecitazioni, alle provocazioni, ai problemi momento per momento, giorno per giorno, anche perché, come ha detto il professor Romagnoli, molte volte le cose che accadono noi neanche le possiamo veramente sapere, a volte le dobbiamo scoprire dal buco della serratura perché si preparano delle cose che poi esplodono, però nel momento della loro incubazione poco se ne sa. E allora la seconda decisione è stata poi anche diciamo di assumere un atteggiamento di maggiore globalità nei confronti della difesa, della promozione della Costituzione attraverso anche diciamo la promozione insieme ad altre associazioni, altri gruppi che sono ugualmente come noi interessati alla vita della Repubblica e dell'ordinamento, promuovere in qualche modo un movimento stabile, un'associazione di carattere stabile che possa contare su un numero anche elevato di iscritti in modo tale da poter seguire sempre diciamo, questa evoluzione del sistema italiano. E anche il giudizio era stato questo, che oramai il problema della difesa della Costituzione non si pone più solamente nei termini della difesa di un ordinamento formale, di un ordinamento diciamo dei diritti, di una regola di diritti, ma si pone in gran parte proprio come rapporto con il cambiamento che sta avvenendo nella figura dello Stato e soprattutto per la nuova invasione, per la nuova emergenza straordinaria che sta assumendo la dimensione economica,
che a nostro giudizio sta completamente sfuggendo a quelle che sono le regole, i principi, gli orientamenti di uno Stato di diritto e di una Repubblica democratica, in particolare di una Repubblica come quella italiana, che è retta da una Costituzione che delinea la figura di uno Stato in cui vige una democrazia sostanziale che è attenta non solamente alla proclamazione dei diritti, ma soprattutto a renderli effettivi per tutti, nell'eguaglianza, nella libertà e nel riconoscimento dei diritti di tutti, anche di fronte alle condizioni di fatto che impediscono la realizzazione, il godimento di questi diritti. E quindi c'era sembrato che proprio per questo si dovesse alzare un po' il tiro, cioè guardare in modo più generale al problema della fase che stiamo attraversando, e in questo anche secondo noi, raccogliendo due indicazioni molto forti che sono venute dalla originaria iniziativa dossettiana, quando ha promosso i comitati per la Costituzione. La prima indicazione era quella per la quale quello che Dossetti chiedeva non era tanto che si riunissero dei cenacoli di esperti, di giuristi, di accademici che giudicassero lo sviluppo della storia costituzionale del Paese, ma si facesse un appello proprio alla formazione di comitati di cittadini, addirittura in tutti i quartieri, in tutti i luoghi di lavoro. Cioè l'appello di Dossetti era per una mobilitazione popolare, perché la Costituzione, già allora sfidata nel 94 dall'avvento della destra di Berlusconi, era sottoposta a una tale, diciamo, minaccia, un tale pericolo, che non bastavano più, diciamo, i gruppi dirigenti, ma ci voleva proprio una partecipazione popolare perché questa Costituzione venisse difesa e sviluppata. E noi adesso siamo in una situazione in cui questa partecipazione popolare non è più possibile, non è più sufficiente che si svolga, ad esempio, come è accaduto in occasione del referendum del 2006, quando certamente c'è stato un grande concorso di popolo per la difesa della Costituzione. Però le minacce alla Costituzione oggi probabilmente sono tali che forse neanche i referendum si possono fare più, perché se ci sono delle modifiche che sono approvate con oltre i 2/3 dei voti nelle ultime votazioni dei due rami del Parlamento, allora non si dà più luogo neanche al referendum, e quindi non c'è la possibilità proprio neanche materiale di chiamare il popolo a giudicare, a pronunziarsi, a esprimere la propria volontà politica nei riguardi del bonum, insomma, della Costituzione. E quindi anche per questo la necessità perciò di un'aggregazione stabile che riesca in qualche modo a organizzare, a raccogliere dei cittadini, perché questa cosa possa essere costante. E l'altra indicazione che io credo, insomma, questa cosa realizza rispetto al progetto di Dossetti, è proprio la ripresa e il tentativo di far diventare realtà l'ispirazione del discorso di Dossetti del 1951 ai giuristi cattolici, dove Dossetti parlava delle funzioni dell'ordinamento dello Stato moderno, e dove il nucleo del discorso era precisamente quello di uno Stato, di una democrazia sostanziale, nella quale la dimensione economica fosse anch'essa riportata ai fini generali dell'ordinamento e della Costituzione. E quindi, insomma, riproporre con forza la questione dei fini della Repubblica e quindi della democrazia, e non semplicemente accettare che, diciamo, la gestione della vita politica e democratica sia espropriata e usurpata da pretese leggi oggettive dell'ordinamento economico, del sistema capitalistico, del sistema del profitto, eccetera, ma cercare di riportare appunto l'economia nell'ambito della Costituzione. Dossetti, in quel discorso del 51, con una citazione di Cocceio,
diceva che uno dei fini della Repubblica, dello Stato, insomma della cosa pubblica, è felicitatem defendere. E quindi non c'è nulla di neutrale in uno Stato che voglia essere democratico, deve difendere la possibilità per i cittadini di realizzare se stessi, di realizzare, come dice la Costituzione, la loro personalità e quindi di cercare la felicità, come dice poi anche la Dichiarazione di Indipendenza americana. Allora a noi pare che in questo momento in cui il dibattito economico è assolutamente autoreferenziale, fine a se stesso, guarda solamente a quelli che sarebbero dei pretesi, criteri oggettivi della vita economica, deve essere rimesso all'interno, diciamo, di questa complessità e di questa finalità generale dello Stato democratico, dello Stato di diritto, ed è la ragione per cui insieme con altri gruppi anche importanti siamo riusciti in questo tempo, a partire dal 31 marzo, di fare la promozione di questo movimento che proprio adesso in questi giorni viene proposto ai cittadini. E anche qui, se volete, potete, ciascuno si può iscrivere e può prendere questo documento per poter continuare la propria iniziativa e la propria partecipazione a questa battaglia. E sul merito della riforma costituzionale proposta io naturalmente non entro, perché qui avremo degli apporti, dei contributi di altissimo valore anche dal punto di vista della scienza giuridica, della riflessione costituzionale, quindi non entro nel merito delle singole disposizioni di cui si tratta. Voglio solo fare un riferimento, vorrei dire che questi articoli di cui si parla, che riguardano il mutamento del numero dei parlamentari, che riguardano la figura del Presidente del Consiglio, il rapporto tra il Presidente del Consiglio e il Parlamento, la possibilità del Parlamento di esprimere o non esprimere fiducia o sfiducia del Presidente del Consiglio, e la questione del bicameralismo che non viene abbandonato ma viene in qualche modo riproposto con una introduzione di una sorta di gerarchia tra le due Camere. Bene, questi temi che saranno discussi appunto nel pomeriggio di oggi, secondo me investono anche altri grandi principi della Costituzione, non sono in gioco solamente questi articoli, l'articolo 56, 57, l'articolo 70, il 72, il 92, il 94, non sono solamente questi 5 o 6 articoli della Costituzione, ma in qualche modo c'è il rischio nella misura in cui queste riforme non fossero appropriate, non fossero oculate, non fossero prudenti, non fossero sagge, non fossero corrispondenti allo spirito generale dell'ordinamento, c'è il rischio che ci sia tutta una violenza fatta alla Costituzione nel suo complesso. Vorrei fare solo qualche accenno. Per esempio, io penso che nella misura in cui venga stravolto e venga pasticciato l'assetto della rappresentanza e quindi del rapporto tra Parlamento ed Esecutivo, io penso che entri in gioco il principio della sovranità. Il principio della sovranità che è enunciato all'articolo 1 della Costituzione è in qualche modo in gioco, così come è in gioco il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali dell'articolo 3, nella misura in cui si riforma l'articolo 81, nella misura in cui si impone la libertà del legislatore dei vincoli rigidi di conformità a un'ortodossia economica. E così mi pare che c'è un problema per l'articolo 11, che prevede certamente le rinunce, le limitazioni alla sovranità del Paese, però ai fini di costruire un ordinamento di pace e di giustizia tra le nazioni. E noi invece stiamo assistendo a delle perdite di sovranità che hanno altri scopi, che hanno appunto lo scopo di un adeguamento a una indicazione di carattere economico generale, eccetera. Quindi insomma ci sono delle limitazioni della sovranità, una cessione di sovranità alle banche, alle borse, allo spread, eccetera, che non sono giustificate dal fine indicato all'articolo 11
dell'ordinamento di pace e di giustizia tra le nazioni, così come naturalmente è in gioco l'articolo 41 che parla di una iniziativa economica pubblica e privata che deve essere coordinata e indirizzata all'utilità sociale e non si deve svolgere in contrasto con la dignità, con la libertà e con i diritti dei cittadini. E così mi pare che sia in qualche modo violato da riforme diciamo improvvide, sarebbe violato anche l'articolo 49 che parla della partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. Di fatto noi assistiamo in questo momento, voi avete visto il titolo della nostra riunione di oggi, la riforma costituzionale nel silenzio e nella fretta. E questo un pochino indica lo spirito, almeno di partenza, con cui noi abbiamo convocato questa riunione. Beh, insomma, fare le riforme costituzionali nel silenzio e nella fretta, quanto di più violazione del diritto dei cittadini di concorrere alla politica nazionale che è questo. Che cosa c'è di più importante per la politica nazionale che concorrere alla determinazione dei principi costituzionali? E allora se una Costituzione si cambia in fretta e furia con procedure che non consentano la partecipazione dei cittadini, questa è una violazione secondo me anche dell'articolo 49. E poi un altro punto, insomma l'articolo 55 della Costituzione prevede la riunione del Parlamento in seduta comune solo in casi previsti dalla Costituzione, e quel solo probabilmente indica l'idea del Costituente che non fosse una cosa ordinaria, normale, abitudinaria che il Parlamento si riunisse in seduta comune. Probabilmente, ce lo diranno i costituzionalisti, gli storici del diritto, probabilmente c'era l'idea che la riunione del Parlamento in seduta comune dovesse corrispondere solamente a fatti di straordinaria portata per la vita della Repubblica, e qui adesso si prevede che anche per dare la sfiducia a un governo si debba riunire solennemente il Parlamento in seduta comune, quindi anche qui ci può essere una violenza fatta alla Costituzione. E infine c'è poi la questione dell'articolo 70, quando dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo collettivamente viene soppresso nella riforma proposta, perché appunto c'è una distinzione di attribuzioni tra Camera e Senato, e il rischio, parlo di un rischio, è quello di una rottura dell'unità delle fonti della legislazione. Quindi voglio dire, al di là degli specifici dettati, degli specifici contenuti della riforma di cui discutiamo, dobbiamo tenere presente il quadro complessivo della Costituzione per vedere in che modo appunto queste modifiche che vengono presentate come in fondo marginali, solamente limitati, accessori, eccetera, addirittura che corrisponderebbero a un senso comune oramai del tutto accettato, invece in che misura queste modifiche anche circoscritte e limitate non possono investire lo spirito costituzionale nel suo complesso. Ecco, queste sono le ragioni, diciamo le motivazioni di questo nostro incontro di oggi, e io sono molto contento che abbiamo a questo tavolo, ma anche nelle prime file della nostra riunione, delle persone così competenti che potranno aiutarci a capire, e quindi io do senz'altro a loro la parola.